flussi ometrometari. Buona, 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 buonasera. Dromedari Cup round 8 Abu Dhabi. Ma non è l'ultimo, attenzione. Con questa classifica è da fare veramente attenzione. Buonasera. Sono il solitissimo Vergogna Nix e con me c'è il solito Matt. Buonasera Matt. E non sento. Quindi niente. Abu Dhabi, bella pista, o meglio, a me piace. C'è chi non piace, io la considero comunque ancora abbastanza una bella pista. C'ha dei settori abbastanza, l'ultimo settore soprattutto, abbastanza guidato, malgrado sia una pista tilt che da guidare è divertente. Poi è vero che magari non offre sempre lo spettacolo che si vorrebbe, ma bene così. Andiamo un po' in pista e siamo con lo sberlone. Ricordiamo la formula, o meglio la formula della F2, che comprende 10 minuti di prova libera, le qualifiche, quindi le due gare, e con le qualifiche si intende il tentativo unico. Intanto mi scuso per l'inconveniente in regia, sto cercando di sistemare il collegamento con Mattia. E rieccomi, buonasera a tutti. Eccolo qua, Super Matt, buonasera, a te la parola. A sorpresa. Sì, come ho più o meno sentito, hai già anticipato che siamo a Dubai. Abu Dhabi, a Abu Dhabi. Abu Dhabi. Scusate, Abu Dhabi. A me piace come pista, onestamente, anche se è piatta, cioè normalmente a me piacciono le piste con un po' di sali scendi, questa qua è praticamente completamente flat. Penso che sia l'unica del calendario del circus, della Formula 1, Formula 2 piatta, che mi piace abbastanza, però va bene. Vediamo già subito Zach che si porta davanti durante questi 10 minuti di prova libera con un 51,9, seguito a ruota da Namek 52,7, quindi praticamente un secondino di distanza, però siamo ancora nella prova libera. Ormai mancano 3 minuti e mezzo più o meno alla fine di questa sessione, e poi ricordiamo il format, quindi abbiamo subito la Super Pole, come la vecchia Super Pole della Superbike, un giro lanciato e basta, quindi bisogna stare attenti, soprattutto in piste come queste che abbiamo visto sia in F1 sia a F2MP, tanti piloti prendere il taglio curva, quindi questa sera durante le qualifiche bisogna stare super 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 attenti. E poi si va con gara 1 e per finire una bellissima gara 2, diciamo che con meno giri rispetto a gara 1. Giusto per essere sicuro, Nicola, ci sei ancora?
Assolutamente sì. Ah, ok, perfetto. No, mi era venuto lasciamo il dubbio. No, no, no. Mi era venuto il dubbio. Benissimo, quindi sì, adesso mancano 2 minuti. Ancora Zac davanti, è un Ivimet che si porta in seconda posizione con sì, 52-4. Sì. Scalzando Namek. Al questa festa, perché ricordiamo che la classifica è tiratissima, soprattutto per i primi tre, direi quattro, ma oggi purtroppo Cannibal non è nei giochi. Vero, è vero, questa sera abbiamo 4 assenti in totale. Ho perso la lista, scusate. Eccomi qua. Abbiamo Stifler, che però è diciamo rimpiazzato da Alex Samma per la Carlin. Poi abbiamo Aldo86cc, rimpiazzato da Driven Joe sulla Uni Virtuosi. Davide Trane sulla Prema, rimpiazzato da Danny Best. E poi appunto il nostro Cannibals con la sua MP, che in questo caso non viene rimpiazzato da nessuno. Quindi Ozak rimane solo soletto nel box. Più spazi per lui. E tanto ha già dimostrato parecchie volte di saper guidare e non aver bisogno di stimoli esterni. E io sono curioso, Zac ha 98 punti contro i 156 di Mazzetta che comanda. È vero che abbiamo detto Ozak qui corre con un braccio fuori dal finestrino, se non due, e guida con i denti, ma non si sa mai, non si sa mai. Oggi o si chiude o ce la fa o non ce la fa, perché in tre gare oggi si può colmare o non colmare quello che è il piccolo spazio che separa l'eventuale miracolo di Zac. Qui ci può stare, cioè per cui posso aspettarmi anche questo. Eh sì, solo perché parliamo di Zac. Sì, 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 assolutamente. Ad ogni modo sì, abbiamo... poi con Cannibals fuori dai giochi questa sera potrebbe essere una grande opportunità sia per Sberla sia per Jack, scusa, per Zac, per ricucire qualche punto, come dicevi te, perché comunque ridendo e scherzando Cannibals in questo campionato ne ha vinte parecchie e beh, ultimamente non stava andando benissimo vedendo il suo trend, però comunque era lì assolutamente. Certo, cioè alla fine i primi tre sono in 16 punti, Cannibal è 17 dietro a Fabione che è terzo, quindi c'è sì, di tutto rispetto come classifica, assolutamente, assolutissimamente. Intanto vediamo parecchi piloti che cominciano ad abbandonare, quindi avranno ricevuto già la notifica. E in questo momento Dani Best che rientra ai box. Daniele Serra appena disconnesso. Poi Mazzetta che rientra adesso. Guasto. Alex Sam ancora in pista. E anche Zac. Me lo dà ancora. Sì, Zac ancora in pista. Ancora lì per intanto. Probabilmente vuole finire il giro. Tanto io penso che il giro lo farò su Mazzetta, che guida campione. Qualifica. Allora, io allora vado su Namek che insegue Mazzetta. Così vi do anche un riferimento di quello che succede. Ricordiamo, attenzione ai tagli curva, perché se il giro viene annullato si parte dal fondo dello schieramento. Sì. E beh, in questa pista con l'F2, se comunque riesci a tenere il passo di quelli davanti, recuperare posizioni non dovrebbe essere troppo complicato. Se hai più passo con rettilineo e DRS, probabilmente fattibile, sì. Esatto, devi però riuscire a stare molto vicino ai piloti davanti, cioè se già si formano due gruppi, con il primo gruppo un po' più avanti e il secondo un pelo più indietro, comincia a diventare difficile, perché soprattutto con queste auto qua, che di potenza ne hanno, però non così tanta come siamo abituati a vedere in Formula 1,
hai bisogno di tanta scia dal pilota che ti precede. Scia e DRS, ovviamente. Assolutamente. Intanto si sono ritirati tutti, quindi andiamo per la qualifica. Esattamente. Sì, come dicevamo prima, quindi Zach che tira fuori subito le unghie, 51,8, seguito da Ivimet, 52,4, De Mazzetta che ha scavalcato Namek, 52,5, e Namek, 52,6. Poi Draven Joe, anche lui, 52,9. Quindi abbiamo quattro piloti, nel 52. Però Zach sembra avere un qualcosa in più, vediamo se sarà vero. Vediamo, perché secondo me alcuni si sono un po' nascosti. Sì, non mi stupirebbe affatto. Giustamente sono soltanto 10 minuti di prove libere che non portano nessun risultato, quindi mi aspetto che molti piloti... La safety car l'abbiamo sempre vista? O... È la prima volta, onestamente, anch'io che l'ho fatto passare. Non so se è sempre passata perché... inosservata o no. Anch'io la prima volta che la vedo passare, onestamente. Scusate questa parentesi, ma ci sono rimasto male. Ed eccoci qua, andiamo subito in pista. Adesso prendere quelli giusti sarà il delirio. Ok, siamo su Mazzetta. Andiamo su Mazzetta che è in curva 1. Curva 2 adesso. Vediamo come si approccia. Ha staccato, è entrato forte. Forse è andato un po' lungo il tornantino. Sai che Namek mi sembra un pelo più avanti, eh? Di poco, però mi sembra un pelo più veloce in questo momento. Vediamo Mazzettone che inserisce bene. Dopo il DRS, Zach ritirato, è andato a sbattere, penso. Molto probabile. Attenzione, questo potrebbe essere uno spettacolo di gara. Intanto Mazzettone finisce il secondo settore, entra nel terzo, che è quello più guidato di tutti. Namek 6 decimi più veloce di Mazzetta. 6 decimi, super Namek. Sì. E se la classifica non sbaglia, abbiamo Dani Best davanti, seguito da Scranz e Namek che riprende un paio di posizioni. Però no, le prenderei ancora con le pinze per il momento, sì, la classifica sulla sinistra. Non lo so. Esatto. No, voglio vedere le bandierine a fianco per essere sicuro. Vediamo Mazzetta che sta chiudendo il giro. Arriva adesso all'ultima curva. Tutta bella al limite con sempre semi bloccaggi. E vediamo 51,3 per il Mazzettone che è quinto. Con Dani comunque che primo e Namek secondo, quindi qualcosina di veritiero ci diceva la classifica. Mentre Fox è ritirato. Andiamo subito. Qualifica per Zach. Squalifica per Fox. Quindi voilà. Abbiamo super pole position per Dani Best in 1,59. Seguito di soli 6 millesimi da Namek, scusate, 5 millesimi. E poi a 3 decimi. Poco più di 2 decimi Scranz. Ivimet quarta posizione, Mazzetta, Man, Driven Joe, Sberla, Pjanic, Fabione, Daniele Serra decimo, Ayrton, Guasto, Donkier, Mitrandir, Robinson, Tony Chichon, Super Masho, Zach, entrambi ritirati, cioè giro annullato. Squalificati. Gianluca Foz, esatto, Gianluca Foz e Alex Amma anche per loro squalificati per taglio curva. Bene. Suppongo per taglio curva, ma molto probabilmente. Penso sì. Ottimo. Quindi abbiamo un Dani Best che fa la pole. E Mazzetta che è il leader del campionato che parte quinto. Come dicevo prima, secondo me non è così difficile, soprattutto per uno come Mazzetta, riprendere qualche posizione. C'è anche da dire che davanti
comunque a piloti del calibro di Danibest, di Namek, che ci hanno sempre fatto divertire. Assolutamente. Giusto per fare non due sono esempi. Gli ultimi arrivati. Anche è vero che Mazzetta deve pensare a Namek, Fabione, Cannibal non c'è, Sberla fondamentalmente. Esatto, gli va un po' bene con Sberla che parte un pelo dietro, se non ricordo male. Sì, Sberla parte settimo e Fabione parte nono addirittura, quindi già loro due in questo al momento della partenza non sono una minaccia immediata. Però c'è da dire che Namek, il quale è a 11 punti in campionato da Mazzetta, parte secondo dietro a Danibest. Danibest tra l'altro outsider completo, perché è wild card pura. Esatto. Malgrado esatto. Lo conosciamo bene, sappiamo il suo valore, eh? Ah beh sì, F1 MP insieme a compagni di squadra di Zach ci hanno fatto divertire. Io ancora ricordo, cioè mi è rimasta impressa nella mente Austria quando dicevamo sì adesso Danibest rimarrà dietro tranquillo per far stare davanti il compagno di squadra che si sta giocando il mondiale, cioè il campionato. Invece poi è andato all'attacco. Sì. Questi sono i piloti che mi piacciono. Sì. Quindi partiti per il giro di allineamento. Formazione. Formazione. Danibest che tra l'altro spinge fin da subito, infatti mette già un po' di spazio tra lui e Namek. Ovviamente completamente, cioè abbastanza inutile farlo adesso, però ogni pilota lo fa a suo modo. Ad esempio sì, anche adesso è un rituale questo per ognuno. Esatto, tipo adesso la regia stava inquadrando dall'onboard, però si vedevano piloti che vanno dritti, che mi ricordano Kimi Raikkonen, mentre tutti gli altri fanno il serpente in giro. Un po' come Grosjean. Esatto. Povero Grosjean. Anche qua, piccola parentesi, oggi ho visto un video di quando era alla Haas, che scherzava con il direttore dell'AS e Grosjean fa sì perché voi siete in bancarotta, e lui che gli risponde no, non siamo ancora in bancarotta, non ancora, dipende da quante auto distruggi questa stagione. Esatto, schifosone. Cosa devono dire a Mazepin allora? Ciao, vabbè tanto le paga lui, quindi non tutti paga i soldi lui. Che avrà portato e ha portato talmente tanti soldi. Il suo father le paga. Fare un po' di polemica, cavolo. Senza polemica non c'è storia. Tra l'altro questo weekend ci sarà Monaco. Sono partiti già tutti i meme riguardo Mazepin. Quale sarà la curva, o meglio, il guardrail intitolato a Mazepin o i guardrail intitolati a Mazepin? Lì ci sono i bookmaker impazziti, secondo me. Una bella sfida questa. Tanto ci sono quasi tutti. Arrivano anche Gianluca Fotz e Alex Sam. Tutti pronti sulla piazzola. E ci siamo infatti. Semafori. E Bugmaster Rock and Roll. Dani parte davanti a tutti e vediamo come parte. È partito benissimo Namek, che infatti si infila in curva 1. Con Skrans che dietro guarda e tiene per adesso la terza posizione. Segnalo Mitrandir che nelle retrovie subito dopo la partenza si è girato, che ha rischiato anche di prendere in pieno Gianluca Foss. Grande Ivi qua invece, che si è infilato e si è preso la terza posizione. E partono sul rettilineo
spettacolo, bravissimi, pulitissimi. Dietro tutto sommato mi sembra non sia successo niente di che. A parte quell'azione di Mitrandir che si è girato in partenza, per il resto tutto a posto. Mi piacciono un sacco queste macchine perché fanno sempre delle gran battaglie, soprattutto al primo giro. Al limite, però sono sempre bellissime perché ruota a ruota in continuazione. Sì, assolutamente, infatti leggo abbastanza concentrato perché sono tutti vicini, con Zach che è undicesimo, era partito terzo ultimo? Sì. Mamma mia. A metà giro è undicesimo, è a metà classifica. Super Zach, guarda come si avvicina, vediamo un po'. Wow. Attenzione. Attenzione, sì, che si infila altro, su 10 su Daniele. Per Zach sono birilli con le ruote. Assolutamente. Questa sera mi sa che non è col braccio di fuori Zach. No, meglio. Lo vedo è con un braccio solo fuori. Con un braccio solo e passa anche qua. Nono Zach. Anzi, aspettiamo. Aspettiamo di vedere la classifica giusta. 12. 12esimo. Che era bagata la classifica, Però mi pare ancora qualcosa di strano. Sì. Ok, si sta tornando. Ok, ci dovremmo. No, non ci siamo ancora. Sì, ok, certo. Adesso è tornato a posto. Ok, dovremmo esserci. Infatti io sono su Dani. E si vede Namek che sta prendendo il largo. Sì, adesso è già arrivato a 9 decimi. E Alex Sam è ritirato. Attenzione, bandiera gialla, infatti. Safety car, safety car, safety car. Safety car. E si ricompatta tutto. Buonasera, roster. Buonasera, sì. E ricordiamo che safety car e siamo solo al giro 2. Quindi una sosta in questo momento non varrebbe ai termini di regolamento per il cambio di mescola. E abbiamo già visto quest'anno diverse sorprese in questo senso di piloti che hanno sbagliato, ovviamente. Inconsapevolmente si sono fermati ed erano convinti di essere a posto con le soste obbligatorie. È vero. Infatti mi sa che Mitrandir sta già rischiando perché mi dà che si è già fermato e ha messo le super soft addirittura. Far 13 giri mi sembra un po' esagerato, onestamente. Sì. Però vedremo come va. Non vorrei che magari ha fatto qualche cavolatina il gioco, però anche Sberla in realtà super soft. Anche Sberlone effettivamente. Seguiamo. Allora, vediamo. Beh, se Sberla le ha messe, allora un motivo c'è. O è un bug avuto in due. Mi sembra strano, anche perché Sberla non si è ancora fermato, quindi è proprio partito con le super soft. Intanto penalità per Robinson 3 secondi e Mitrandir 5 secondi. In F1 avevamo visto tantissime penalità. Parecchio, sì. Mi sembra di ricordare che su 16 piloti solo 3 siano arrivati, sì, alla fine senza due penalità. Due o tre mi pare, sì. Due o tre, sì. Così a memoria. Però il numero era letteralmente molto basso. Tanto cerca di riprendere la coda della safety del gruppo, ma è lontanissimo. Allora, intanto posizioni. Ricordiamo che Namek partiva secondo e ha preso la posizione su Dani Best, che adesso lo segue.
Poi abbiamo dietro Ivimet e Mazzetta che hanno preso la posizione a Scranz, il quale partiva terzo. Da Sberla a Fabione nessun cambio di posizione, mentre Zac ha preso 9 posti in super, 3 giri. Super Zac. E super al primo Zac. Giro era 12esimo, eh? Esatto. Paura. Intanto penalità anche per Gianluca Foz. 3 secondi. E intanto Zac che si gira, non ci credo. Zac che si gira sotto safety car e va a muro. Super Zac, Super Zac sembra Grozdak. Super Zac. Grozdak, non ci posso credere. Fatto. Intanto Sberla e bot. Sberla secondo me mette la soft per andare fino in fondo. E non si ferma Zac, continua. Sì. Non capisco la scelta. Invece Sberla, tu dicevi SS, ma partite effettivamente con da inizio gara, quindi adesso, giustamente, consapevole della regola, ha aspettato il quarto giro, la safety è rimasta fuori. E attenzione a Sberla, perché a questo punto sì. A questo punto potrebbe fare il colpaccio. Vero che sono tutti con le rosse, quindi in teoria passeranno 4-5 giri. Se c'è troppo traffico potrebbe essere controproducente, però pochi giri, attenzione allo sberlone che potrebbe, non lo, qui lo dico, qui lo nego, potrebbe aver fatto il colpaccio. Bisogna capire un attimo la strategia degli altri e se ci saranno altre safety car. Certo, chiaro, questo assolutamente. Come sempre è ancora tutto aperto, siamo soltanto al quarto giro. Tanto la safety car rientra in questo giro. Luci spente, infatti. Anche Tony Ciccian è entrato ai box comunque e è uscito con le super soft. E anche questa sembra una scelta abbastanza azzardata. Intanto vediamo che una Mac rallenta il gruppo, va piano. Non ha nessunissima fretta. Vuole farla alla Hamilton. È giusto. Direi, vediamo come parte. Quando decide di dare lo strappo, intanto la safety penso che sia già andata. Aspetta ancora una Mac. Argiversa, vediamo. Aspetta, almeno una seconda. Penso okay. Che sia andato, eh? Sì, è andato. Non è riuscito a fare lo strappo che voleva fare, però penso che gli basti. Sì, assolutamente gli basta. Almeno curva 1 indenne. Però è andato larghissimo, infatti qua si infila Dani. Ci ha provato, però ha chiuso la fine. Non ancora. Anche grazie a Ivi che sta puntando Dani. Vediamo cosa succede qua. Ivi che ci prova a infilarsi, ma non ce la fa. Vediamo. Super, anche Mazzetta ancora lì attaccato. E Scranz. Assolutamente tutti attaccati. Vediamo qua con le scie. Se succede qualcosa, Mazzetta un po' lontano. Ivi attaccato, mentre Ivi è vicinissimo. E porta all'interno. Vediamo super Ivi. Super staccata di tutti e due. Tutti e due, infatti. Infatti Dani è davanti. No, però Ivi è ancora lì. Con Mazzetta che però fa il terzo incomodo. E Ivi è ancora all'interno, vediamo cosa succede. Mazzetta! Guarda Mazzetta con Ivi che... Oh! Mazzetta che passa Ivi. Mamma mia, che manovra di Mazzetta. Sì. Non so bene che cosa sia successo, ma complimenti a tutti per la pulizia.
Non ne ho la più pallida idea. Intanto io comunque lì, spettacolo. Sì, sì, sono ancora lì tutti attaccati, con anche Scranz che a questo punto ne sta approfittando e Namek che ne sta approfittando per andarsene, perché è già un secondo e sei. Oh, momento... attenzione che se... Oh, mamma mia. Mazzetta. Mazzetta si gira, Ivy lo prende in pieno, non so se rotolerà, penso di sì, infatti Ivy si ferma in box. Peccato per Mazzetta. E, quindi... e attenzione, perché il campionato qua si riapre completamente, con Mazzetta che finisce dietro. Sì, e Namek primo. Namek davanti, Namek davanti. Mamma mia. Detto ragazzi, sono delle garone queste. Intanto Donkir che passa quasto per la decima posizione. Rispondendo velocemente a Roster che chiede Zack in quattordicesima. Sì, perché qui abbiamo il giro secco per la qualifica. E quindi se prendi un fuoripista ti annulla il giro, ed è quello che è successo a Zack. Partiva terz'ultimo. Poi durante la safety car ha sbinnato ed è andato contro un muro. E sì, dopo tre giri della partenza era nono, mi sembra, o decimo. Sì, sì, sì. E poi ha sbinnato sotto safety car e adesso quindi sta ricostruendo. Conta che a fine safety car, quindi all'inizio del quinto giro, era diciottesimo. Esatto. Oggi è Grosjack. Grosjack. Quindi qui davanti hanno messo un po' di buco a questo punto, con due eliminati tra virgolette, perché abbiamo Ivimet che al momento è 19esimo dato che si è dovuto fermare, mentre Mazzetta è nono. Quindi Mazzetta gli è andata bene tutto sommato rispetto, sì, a Ivy. E in questo momento abbiamo Namek 170 punti virtuali primo in classifica e Mazzetta 158 punti. Tanto c'è qua battaglia con Daniele Serra che cerca di resistere all'esterno, però Driven Jr. di più, sì, e anche Ayrton riescono ad uscire molto meglio. Attenzione a Ayrton che ci prova all'esterno, ma Mazzetta che si infila all'interno di Ayrton per chiudere meglio anche l'ultima curva di questo tracciato. Stupendo. Mi piacciono troppo le Formula 2. Sì. E Mazzetta con l'errore si è infilato veramente nel traffico. E adesso perderà un sacco di tempo rispetto a quello che avrebbe potuto fare senza errore. Con Pjanic, Pjanic, Pjanic su Scranz. Oh, intanto attenzione, Pjanic e Scranz. Mi sa Pjanic e Fabione che si sono toccati. Probabile, molto probabile. Ma mi è sembrato di vedere anche un'altra macchina girata. C'è stato un po' di delirio qua. Pjanic che rimane tutto all'esterno, quindi perde parecchie posizioni. Ha perso posizioni. Un sacco di posizioni, 16esimo Pjanic. Assolutamente. Però mi è sembrato di vederla anche qualcun altro. Non vorrei fosse Donkir, forse, che si è girato anche lui. Perché mentre passavo tra le auto, tanto Robinson su guasto. Attenzione, che staccatone. Super Robby. Robby da un paio di settimane sta aumentando veramente il livello. Assolutamente, ne parlavamo poco tempo fa io e te, e assolutamente ha fatto un grande balzo in avanti Robinson. Decisamente. Tanto Donkir che passa Mitrandir, staccatone, e ho visto anche Sberla su guasto per l'undicesima. Sì, ha fatto... gli è scattato un click a Robinson e... Intanto contatto di Fabione su Mazzetta, laziale contro Romano, attenzione! E sorpasso di Mazzetta. No, invece era Mazzetta, era Mazzetta su Fabione. No, 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 sì, no, non no, capisco. Mazzetta che è entrato cattivo. Ah, ok, Fabione. Io sono su Fabione, chiedo scusa, sì, esatto. Avevo il trattino bianco in alto. E Mazzetta che è andato già a riprendere Daniele Serra. Una scheggia in questo momento. Mazzetta non ci sta, Mazzetta non ci sta. Non ci sta, Mazzettone. È lì attaccato. È attaccatissimo, Serra. Adesso probabilmente aspetterà la staccata di questa S, però gli ha preso qualcosina Daniele Serra, probabilmente ha dovuto alzare il piede Mazzetta. O forse l'ha alzato consapevole che è meglio non far casini qui e arrivare attaccati proprio qua.
Esatto, qua dove cercherà conta, di uscire. Vabbè, è ma fatto in croce. Super mazzettone, mazzettone, esce già più forte. Non ha neanche bisogno della scia. Ed avrà il DRS perché era lui in detection zone. Quindi azzetta che dentro. Sì, è dentro, è dentro. Però Daniele Serra, no, ok, no, pensavo. Attenzione, però si è infilato Fabione su Daniele Serra dietro. Che staccatone di Fabione. Si è intravisto per un attimo. Intanto ha scodato Mazzetta. E attenzione che adesso Fabione gli ridà con gli interessi il sorpasso di prima. Senza sportellata però. Pulito Fabione. Sì, pulito. E attenzione adesso perché Mazzetta dietro ha un Daniele e un Zac che è appena dietro a Daniele. E sarà inferocito anche lui. Sì, e Daniele sta facendo abbastanza da tappo a Zac perché si vede che proprio Zac ha molta più percorrenza e velocità in generale. Anche Fabione sembra averne molto più di Mazzetta. Il contrario ancora, Mazzetta è quello dietro. Sì. Zac su Daniele Serra. Dove non è possibile lui è passato. Alla penultima curva. Al pelo. Lo chiamavano Zac Super settimo. Zac per un motivo. Intanto è ancora passato Mazzetta che traversone in curva 1. Oh, Fabione, muro Fabione, no. Attenzione, questo è safety. Sì, safety car. Siamo peccato. Al nono giro, sì. E questa gioverà a tutti quelli che hanno messo la rossa in partenza. Attenzione. Qui lo sberlone potrebbe trovarsi davanti in virtù delle soste, ma con gomma a sfavore in questo caso. Vediamo. Immagino che si fermeranno tutti. A questo punto direi di sì. Mamma mia, non ho capito cosa è successo a Fabione. È andato completamente fuori a muro diretto. Era già largo in curva 1 e penso abbia dato troppo gas sul verde e l'abbia sbinnata lì. Da quanto visto dall'onboard di Mazzetta, di Zac, mi è sembrato di vedere quello. Tanto Mitrandi era anche ritirato. Per dire attenzione a Zac che è vicinissimo a Mazzetta, però siamo sotto safety car, quindi è normale che sia così. Benissimo. Quindi al momento abbiamo 3 di NF, quindi abbiamo Fabione, Mitrandi, Reale, Xamma, Super Mascio che prende una penalità di 3 secondi, quindi penalità in generale abbiamo Zac con 3 secondi, Robinson 3 secondi, Super Mascio 6, Gianluca Foz 6 e Ivimet 3. Grafica. Vediamo un po' quanto durerà questa safety. Però qua davanti e cominciano a fermarsi. Giustamente hanno fatto un po' alla NASCAR che aspettano l'ultimo momento e poi si infilano tutti. Provate a fare la finta. Quindi abbiamo visto settimana scorsa il rischio all'entrata di questi box. In due vero. O in tre sono andati lunghi e hanno dovuto farsi un giro in più per la foga dell'entrata. Quindi magari aspettare l'ultimo momento. Oh, attenzione! In uscita qua, unsafe relays direi, anche se il gioco non lo considererà perché è una Bugmaster fiera. Vediamo adesso chi esce ancora davanti. Direi variate. E come giustamente dicevi tu prima, quando dicevo che Sberla aveva azzeccato forse la strategia, sì, finché non arriva la safety al momento giusto anche per gli altri. E infatti anche Sberla si è fermato a cambiare e a mettere anche lui la super soft, perché sa già che gli ultimi giri che ti stanno mettendo le super soft saranno fortissimo. Ultimi giri. Esatto, giri di tutti qualifica. Tutti col coltello fra i denti. E no mercy. E nessuna pietà. Ci mancherà.
Vedo che però Kranz e Draven già hanno perso parecchi secondi, perché al momento, beh, adesso lo recuperano, però non vorrei se fosse successo qualcosa, no, perché all'improvviso... non fare il gufo, dai, dai. Tra l'altro no, io vorrei fare un elogio a Kranz, che in questa stagione ha fatto un po' fatica perché gli impegni sono venuti, gli hanno tolto un po' di tempo da dedicare, ma oggi sta spaccando tantissimo e sta facendo vedere il super Kranz che è sempre stato e che è, perché è lì, ha fatto una gran qualifica, quarto se non sbaglio, o terzo, ed è ancora lì dopo 10 giri. È vero, verissimo. Sì, come dicevi te, tanti impegni, però comunque è riuscito a questa sera a fare un grande risultato per il momento, virtualmente. Dimostra quindi... che comunque il manico c'è. Assolutamente. Assolutamente sì, super scranzone. Produttore di un certo liquore, che forse ha messo nella macchina ultimamente. Dici che gli dà quel boost in più? Magari. Intanto la safety non esce e comincia l'undicesimo giro. E ti segnalo un qualcosa di strano, che sulla telemetria non mi dà i giri del motore, quindi non lo so. Anche a me. Benissimo. Tra l'altro mi chiedo, forse è giusto, ma Perla, che era partito con le super soft, in teoria non dovrebbero esserci più treni, quindi in teoria non credo abbia davvero zero giri sulla gomma, ma mi sa che il gioco non considera i giri reali sulla gomma, ma mostra quelli da quando si sta montato. Penso anch'io, perché in gara 2 si usa il secondo treno di Supersoft, se non ricordo male, e che è quello che hai usato in qualifica. E comunque anche lì, se non mi ricordo male, a inizio gara ti dà comunque 0 giri. È vero che potrebbe anche aver messo quello da qualifica, quindi comunque una gomma meno usata rispetto a quella che... Però non sono sicuro su... Ho il dubbio che sia una gomma sola proprio, quindi deve essere per forza quella, anche se non sono sicuro. Secondo me hanno una super e una soft che vale sia per qualifica che per la seconda gara. O due soft. Nel senso che la super funziona per la qualifica e la puoi usare o in gara 2 se ti serve, altrimenti la usi in gara 1 nel primo stint o secondo stint, quello che sia. Con la safety che c'è questo giro. Attenzione, vediamo se Namek gestisce un po' meglio la ripartenza rispetto a prima. E Rostel, sì, anche secondo me non è la formula preferita da Zach. Infatti lo ritroviamo in sesta posizione nel campionato, a 58 punti da mazzetta prima dell'inizio di questa gara. Quindi sì, si trova molto più a suo agio con le Formula 1, però anche qui, se guardi la performance pura che ci ha dato su alcune gare, comunque di altissimo livello, e anche oggi comunque vorrei ricordare che partiva terzo ultimo. È ripartito Namek, sì, in questo momento, e sembra stavolta è partito bene con Kranz che è attaccato a Dani. Non lo attacca, ma è veramente vicino. Ripartenza sicuramente migliore questa per Namek, che ha già quasi un secondo da Dani, che adesso si trova perlomeno sta su Drive and Joe all'esterno della S e si porta dentro. Mamma mia, che sorpasso di Mazzetta. L'abbiamo visto solo nella fine, ma Mazzetta quarto. E cerca di portarsi dietro anche Zach, però Zach non è riuscito a trovarsi spazio. Però adesso in scia di Draven Joe si porta all'interno Zach lentamente e vediamo la staccata. Penso proprio
Sì, è davanti Zack. Sì. Quindi Zack quinto con Mazzetta subito davanti. Mentre Name che cerca ancora di andare via, un secondo e uno dopo poco più di mezzo giro. Con Scrantz che non molla, non molla su Dani. E in questo momento abbiamo Namek primo a 170 punti con Mazzetta a 168 che segue. Uno spettacolo questo campionato. Sì, assolutamente. E Zack comunque è lì, è lì sempre attaccato. Vediamo cosa succede davanti. Siamo su Zack. E a proposito di campionato, ricordiamo che ci sono altre due gare. Sì. Gran Bretagna. Assolutamente sì. Con Dani che si è fatto sotto su una Mac, tornato sotto il secondo e anche nettamente, era 4 decimi curva 1. Esatto, adesso è 5 decimi, quindi si sta riavvicinando. Sta chiudendo quel gap che Namek era riuscito a prendersi con la ripartenza della safety car. E Mazzetta è vicinissimo a Scrantz. E qui mi sa che lo attacca forte. Sì. Qui Mazzetta passa. Mazzetta finisce terzo alla fine di questo rettilineo. E dietro c'è Zack. Che forse no, non può ancora approfittarne, ma è vicino. Comunque Scrantz non gliela dà facile. Attenzione a Zack che cerca di infilarsi lo stesso ed è completamente in scia, avrà il DRS. Ho paura per Scrantz. Potrebbe, sì. Ho paura per Scrantz che questo sia un boccone facile, malgrado la staccata va tirata. E prova a resistere, ma Zack fa una super staccata anche qui. Scrantz non ne può niente. E Zack quarto con Mazzetta terzo. Dani Best è girato. Attenzione. Quindi Mazzetta secondo e Zack terzo. Ti corregge subito Dani Best. Assolutamente sì. Oggi la guffiamo noi. No, non ho detto il suo nome, quindi non c'entra. Involontaria. E Zack è sul podio in questo momento, Giusto per dire che partiva. Non so se per terzo ultimo, penultimo o ultimo, ma è lì con Namek che fa il giro veloce. E attenzione, in questo momento Namek torna al comando perché da secondo con 18 punti è a due punti avanti a Namek. E ricordiamoci che Mazzetta e Zack però hanno 3 secondi di penalità che in questo momento li porterebbero in qua almeno una posizione in giù, quindi terzo e quarto. E vediamo adesso in questi due giri cosa succede. Time attack, direi. Sì, a questo punto cercheranno di ricucire il distacco su Namek, cercando di farlo invece dietro, quindi sganciarsi Scrantz da dietro. Intanto Tony Cicci anche passa Gianluca Foz per la settima posizione. Noi stiamo qua. Vediamo, scusa, le retrovie. Ivimet che passa Robinson per la dodicesima. E intanto Zack che fa il secondo settore viola. Sì, infatti è attaccatissimo a Mazzetta. Assolutamente, ha anche rischiato di prenderlo dentro in quella staccata. Tony Ciccion su Gianluca Foz ancora. E vuole togliergli questi 3 punti, vuole toglierglieli. Sì. Ma secondo me nella testa di Zack c'è una Mac, non c'è Mazzetta. È probabile. Zack è come Marquez, è malato, è il problema della vittoria, vuole vincere sempre. Malato. È molto probabile. È la malattia dei campioni di solito. Tanto penso che sia successo qualcosa a Gianluca Foz. Sta indietreggiando parecchio. Perso parecchie posizioni. Intanto Zack 52,9, giro veloce di gara. Attenzione.
si è portato sotto al secondo, comunque al mezzo secondo rispetto a Mazzetta in questo momento, tre decimi, e lì attaccato. È vicinissimo, se sta attaccato qua passa con la prossima zona di RS. Infatti qua sta ben attento a non avvicinarsi troppo, si attacca e adesso proverà già l'incrocio, io mi immagino, per uscire forte. Infatti stringe, vediamo cosa fa Zack. Mazzetta non è uscito fare... fortissimo, mi aspettavo qualcosa di meglio. Anch'io mi aspettavo qualcosa di più. Mazzetta ha fatto subito la sua mossa, gli ha lasciato l'esterno. Però in velocità è difficile, fatto. Difficile. Passa nettamente Zack. Nettamente Zack. Ora Mazzetta deve solo pensare a fare il ritmo per cercare di spostarsi. Scranz, portarlo a 3 secondi. Dunkir su Supermascio e Daniele Serra invece con Robinson che se le danno. Infatti si portano anche tutte e due larghi. Vedo Ivi, nono. Ivi, secondo... No. Esatto, due sorpassi in uno. Mi sono incartato. Ho visto le frecce. Chiedo scusa per eventualmente spettatori, ma in questo momento io sto qua davanti. E tra l'altro in questo momento la penalità di Zack e Mazzetta non fa più testo, perché Scranz è a 3 secondi esatto. E 4 da Mazzetta. Esatto. Quindi virtualmente questo qua è il podio al netto delle penalità. E in questo momento è quello, penso per Mazzetta sia la miglior cosa. Non deve strafare. In questo momento Mazzetta ha ripreso il comando a 100. Attenzione! Si avvicina tanto. In curva 1 penso un mezzo errore di Zack più che altro, perché qua è arrivato veramente troppo vicino Mazzetta, che adesso ha perso. Penso di sì, secondo me Zack si è distratto guardando il tempo che ha appena registrato. Possibile. 52,7. Possibile. Mi è sembrato il classico errore. Qua sono vicini, da... qua sono vicini. C'è DRS doppio. Non è uscito benissimo Mazzetta. Ma neanche Zack. Zack non ce la fa proprio di uscire da questo tornantino bene. Però comunque si porta attaccato a Namek. Niente di fatto, però adesso proverà ad uscire un po' meglio da questa S, in modo da avere il secondo DRS. Scodata di Namek in uscita. Qui attenzione Zack, attenzione a Zack, si mette all'esterno. All'esterno ha tutta la macchina di vantaggio e passa Zack, Super Zack! Super Zack è davanti a tutti e fa un super favore a Mazzetta, perché toglie 7 punti, 7 punti a Namek. E attenzione adesso che magari, Mazzetta ci prova. Qui un po' lungo, ci sta provando. Ci sta provando perché vorrebbe andare a punzecchiarlo. Vorrebbe andare... Lo so. Intanto Zack, direi Super Zack, va a vincere mentre Mazzetta rimane dietro. Mamma mia, Super Zack. Però... con le penalità Namek torna primo. Torna primo, assolutamente sì. E quindi però Zack, favore Zack fatto a metà. Favore Zack fatto a metà. Ha voluto zittire quelli che dicevano che non è la sua formula gradita. Quelli che dicevano che la Formula 2 non gli piace. E mi metto anch'io in quel gruppo. Partito terz'ultimo. È arrivato davanti. Con anche... una sbinnata durante una safety car. Che spettacolo Zack, come ogni volta. Che gara ragazzi. Assolutamente. Rimanete con noi, perché tra poco c'è anche gara 2. Assolutamente. Giustamente Zack. Ma farei notare che in questo momento abbiamo Mazzetta a 171 e Namek a 170 punti in classifica. Un solo punto di distacco. Sì. C'è ancora gara 2 e ci saranno altre due gare, che per realtà sono 4.
quindi Namek va a vincere la prima gara sul circuito di Yas Marina. Zack secondo posto con il giro veloce 52.7. Mazzetta chiude il podio con 53.2. Poi abbiamo Scranz, Dravian Joe, Sberla, Ayrton, Tony Ciccion, Ivy Matt, nono, Donkier, Dani Best, Super Mascio, Daniele Serra, Robinson, Guasto, Gianluca Foz, Pjanic, Fabione, Mitrandir e Alex Samba. Che dire, gara della Madonna. Gara, sì, sì, bella, gara bella, secondo bella. Secondo me finisce negli annali di FMP come tra le più belle, almeno da seguire da fuori. Sorpassi contro sorpassi, strategie. Sberla comunque è arrivato sesto alla fine, quindi niente male. Anche infatti, super sberlone. Non so se col senno di poi avrebbe magari avuto qualche posizioncina in più, contando il fatto che aveva cambiato, che era partito con le super soft e poi aveva cambiato prima degli altri. Se non ci fosse stata la seconda safety car, magari qualcosina avrebbe sperato in più. Mi dispiace per Fabione che si prende 1-0, era terzo in campionato e quindi a sto punto mi sa che no, Sberla si è avvicinato. Sì, si è avvicinato, però resta terzo, penso. Resta terzo, sì, perché Sberla era 117, preso, se non sbaglio. Esatto, Sberla ne ha presi 8, no? Quindi ok, Fabione è ancora saldamente al terzo posto, però Sberla passa Cannibals, quindi Sberla quarto posto in campionato. E perché Cannibal era 123, Sberlone in questo momento a 125. Esatto, quindi di 2 punti, staccato di 15 punti da Fabione. E quindi, gara 2, i primi 8 griglia invertita rispetto a gara 1, all'arrivo di gara 1. Quindi abbiamo ad esempio uno Namek in 8ª posizione, Zack in 7ª, Zack in 6ª. Al comando vediamo Tony Ciccion e Ayrton e Sberla in seconda fila. Proprio lui, quello di cui stavamo parlando adesso. Vediamo se magari riesce a passare in fretta Tony Ciccion e Ayrton e a mettere un po' di spazio. Perché qui ricordiamo solo 11 giri. Quindi gara sprint. Senza l'obbligo di sosta. Esatto. Esatto. E quindi è tutto nelle mani del pilota più forte in pista. Poca strategia, poca testa, chiude la visiera e arriva al traguardo per primo. Testa bassa. Eh sì, sono proprio belle le Formula 2, mi piacciono un sacco, sia le auto in sé sia il format. A me il doppia gara con griglia invertita in gara 2 a me piace. Sì, è bello. Piace parecchio. Soprattutto quando arrivi primo in gara 1 e cerchi di risalire in gara 2. È uno spettacolo. O anche, partire tanto dietro in gara 1 e puntare all'ottavo, settimo per partire davanti in gara 2 è bello. Cioè, anche sì, ha un altro, dà anche più valore a una gara partendo da dietro, perché ti dà quella prospettiva di comunque poter partire davanti in gara 2. Sì, esatto. Valorizza se anche magari un ottavo posto. Esatto, se magari hai avuto problemi in qualifica, che parti da dietro però comunque sai di essere abbastanza veloce in pista, però per una ragione o l'altra finisci gara 1 a metà schieramento, quindi come in questo caso 8º posto, poi hai comunque gara 2 che parti dalla pole position, quindi ti dà un grosso vantaggio poi per gara 2. È vero che anche i punti del campionato sono
non dico dimezzati, perché se non ricordo male non sono dimezzati proprio. No, però sono meno. Sono... Esatto, sono meno. 25 diventano 15 per il primo. Ecco. Intanto dovremmo esserci. Sì. Semafori. Bugmaster Rock and Roll Rob. No, non Robby, perché non è Robby, la classifica è buggata. Parte davanti a te, era Tony primo, vero? Tony che tiene il primo. E lo tiene anche bene. E vediamo subito dietro cosa succede. Vedo Mazzetta lì. Attenzione alla S dietro. No, però abbastanza pulito comunque. Sono andati via abbastanza puliti. Sì, sì, come in gara 1. Hanno fatto gruppone qua dietro. Sembra di essere in tangenziale a Milano alle 7 del mattino, ma non hanno fatto incidenti. Non mi è sembrato di aver visto incidenti, però già Luca Fozza è ritirato. Quindi qualcosina è successo, ma me lo sono perso. Sì. Tanto Mazzetta è già all'arrembaggio su Sberla. Fabione, peccato, ha cannato completamente la staccata e ha preso dentro Daniele Serra. Peccato, brutta mossa di Fabione, probabilmente è stato un errore conoscendo il pilota. Col Mazzetta e... che è lì, mm-hmm. Mazzetta e non comunque c'è Fabione che sta cercando di fare quello che Zac ha fatto in gara 1, perché al momento si ritrova già dodicesimo e partiva terzo ultimo. Quindi grande rimonta di Fabione, ci aspettiamo. Tanto Namek su Ivimet per l'ottava e Robinson che perde qualche posizione, però ancora in pista non è successo niente. Io intanto sono sempre su Mazzetta, che è lì quinto. Sberla ha perso una posizione, intanto... No, ok, è la classifica buggata, Mazzetta... direi. Mazzetta è terzo. 1, 2, 3, sì, no. Vabbè, potrebbe avere anche senso, però... No, Mazzetta è quarto. Quinto, scusa. Quinto dovrebbe essere, no? Sì, sì. E adesso la sta provando su Sberla, all'esterno, in curva 4. Ma non ce la può fare, il DRS... giro 3, forse, il DRS... Cioè, attenzione, all'interno! All'interno, Zac! Attenzione, mamma mia! Zac di cattiveria che si infila dal nulla, proprio è uscito Zac e si è messo davanti con Mazzetta adesso... che non ci sta. Mazzetta non ci sta e si prende l'interno e passa di nuovo. Cattivissimo Zac, mamma mia. Stavo per commentare il fatto che mi è piaciuto Sberla che ha appoggiato la pancia della sua auto sulla gomma di Mazzetta per tenerlo all'esterno. Però poi Zac ci ha zittiti. E Zac si prova ancora, si prende l'interno e passa di nuovo su Mazzetta. Con Scranz che si arrivi vicino, eh. Attenzione a Zac che si gira e si è portato dietro Mazzetta, Ah, non ci voleva. No, Zac adesso è fermo che gira su se stesso. Che cosa sta facendo Zac? Sta festeggiando gara 1, secondo me. Sì, credo anch'io. Ma più che altro adesso su Mazzetta che è dodicesimo. Con Namek sesto. Altro giro veloce di Drive and Joe. Che si è riportato sotto Tony Cicciano, che adesso è a 3-4 decimi dal primo in classifica. Quindi sta cercando di andarla a prendere. Sberla in questo momento si ritrova terzo, quindi anche lui, come dicevamo, purtroppo non è riuscito a partire così bene come speravo per lui. E aveva perso una o due posizioni, mi sembra, Sberla. Però adesso si è riportato nella sua posizione di partenza, quindi
vediamo se riesce ad avvicinarsi ai due piloti davanti, che però al momento stanno cercando di allontanare. Oh, Zac è ritirato, sì, è tornato in box e si è ritirato probabilmente. E tanto qui davanti c'è Driven Joe e Tony Ciccion, anche una Mac con Scrantz che se le danno. Super Mascio su Pjanic per la decima, con Ivi che è attaccata alla Mac. Danni su Roby. Attenzione con Ayrton davanti che era largo. Qua è un bel trenino. Siamo su Ivi, ma davanti c'è Namek. Sono tutti in un fazzoletto. Sono vicini, tutti vicinissimi. Namek su Scrantz cerca il gioco di squadra forse, e Ivi mette subito riattaccato. Driven Joe segna un altro giro veloce. Infatti è davanti Driven, eh? Eh sì, ha messo un secondo a Tony Ciccian. Io mi sono perso il sorpasso, chiedo scusa. Intanto ha fatto Scrantz si è avvicinato tanto su Ayrton. Namek ha fatto un largo. Scrantz ci prova adesso. Prova all'interno lo scranzone. Passa Scrantz. E anche Namek dietro ci ha pensato di entrare anche lui su Ayrton, però non c'era fisicamente lo spazio. Vediamo adesso il rettilineo, tutti DRS. Buonasera a te Marco, ben arrivato. Ayrton si riporta all'interno, sì, su Scrantz. Interno con Ivi che prova all'esterno ma sta solo a guardare. Namek ancora sesto. Scrantz che si eleva per far passare Namek, mi pare. Quindi come dici te, magari potrebbe, il gioco di potrebbe, squadra 3-2. Potrebbe essere, ma adesso anche l'accesso a Ayrton Namek. No, ma Scrantz invece, no. Staccatona di Scrantz. Scrantz all'esterno. No, non c'è la squadra qui. Super Scrantz, bellissimo, bravissimi ragazzi, bravissimi. Però Namek non ci stava all'interno, va all'interno. E c'è anche Ivi dietro. Mamma mia, cosa stanno facendo? E Ivi è passato effettivamente su Scrantz. Sì, tamponatina catena che si genera da Ivimet fino a Donkir. Si sono toccati uno dietro l'altro. Vediamo se avrà. Non sembra avere ripercussioni su sulle distanze. Allora, quello no, però ho visto un pezzo di macchina partire da qualcuno, non ti so dire chi. Però nessuno si è fermato ai box, quindi si continua. Tanto Dani Best, giro veloce in 53.5. Dalla sua tredicesima posizione. Esatto, sì. Scrantz, penalità. E anche Super Mascio. Robinson ritirato. Attenzione. Non so bene dove. Mazzetta. Decimo, ma vicino. Mentre Namek. Anche lui in questo momento è abbastanza statico in quinta posizione. Ma non so bene cosa è successo a Robinson, perché non vedo nessuna macchina ferma in pista e non è uscita safety car, quindi non saprei. Tanto anche Namek per un attimo disconnesso. Attenzione Namek, che è su Ayrton o è Ayrton su Namek. Con Ivi mette attaccato a Namek. Mamma però mia, stacca con prima Ivi. Con Ayrton forse c'era contatto. Mi sa che c'è stato contatto qua dietro. È successo dietro. Non ho capito dietro cosa è successo, ma Ivi è finito. Ha perso un sacco di posizioni. Scrantz su Ivi si sono toccati. E adesso Scrantz che si è girato di nuovo. Lo vediamo da l'onboard Ivi. Sì. Scrantz Ivi che taglia riparte. Il prato intanto. Sì, esatto. E continua a tagliare il prato. Si è girato Ivi sull'erba. Non so. Quindi, quella scelta. Macello e Mazzetta è sesto.
7 e sesto. Mazzetta è sesto. Grande gara anche per lui. Di colpo si ritrova sesto. Donkir e Pjanic attaccati a Fabione. Questa è interessante. Quindi Namek in questo momento Namek è primo di un punto. Però ha 3 secondi di penalità, quindi deve stare attento perché adesso sì, si salva sì. Per due decimi. Effettivamente sì, non avevo fatto caso alla penalità. Donkir che si è riavvicinato su Fabione, però Fabione esce meglio dal tornantino, quindi niente da fare. E c'è anche Pjanic, attaccato a Donkir. Sì, sono uno dietro l'altro e Danibest che li sta andando a prendere. E Dani ha fatto un giro veloce. Intanto super mascio, super mascio a muro. Gatto. Gli perde anche lui parecchie posizioni in questo momento. Ivi mette ritirato. Ivi, cosa ha combinato? Con Mazzetta che è tornato. No, era già sesto. Niente. Mazzetta era già lì. Tanto Pjanic su Donkir, attenzione, ci ha provato. Super mascio penalità di 10 secondi, arriva un totale di 23 e è ritirato. Ritirato anche Ivi. A Ivi prima della gara gli avevo detto che se succedeva qualcosa poteva entrare qui in telecronaca, vediamo se succederà. Qualcosa è successo. Se non entra c'è qualcosa che non va. C'hai ragione. E Namek 3 secondi, altri 3 Namek, attenzione. Questo potrebbe pesare pesantemente, scusate il gioco di parole, ma sul campionato potrebbe pesare con intanto Pjanic e Dani che sono attaccati a Donkir. Anic all'esterno di curva 1, cosa prova? Però va troppo largo e Dani che lo passa. Tentare il sorpasso in curva 1 all'esterno non è stata una grande idea per Pjanic, che rischia. È uscito lì fuori dove ci sono quei cordoli messi lì che ti fanno volare molto facilmente la macchina. Quindi la rischiata grossa. Sta tenendo giù il piede. Sì. E anche Dani che ha rischiato al tornantino di saltare sopra Donkir. Intanto Mazzetta su Ayrton lo passa di DRS, di prepotenza. Arriva giù la staccata, Ayrton non può far nulla. Sì, Mazzetta davanti quindi. Attenzione. Però scodata di Mazzetta adesso Ayrton che avrà il DRS, magari ce la fa. Sì, Ayrton si porta, si affianca su Mazzetta. All'esterno, e all'esterno. Mazzetta troppo che staccatone! Esterno. E non ci sta, non ci sta Mazzettone. E intanto Dani Best che ha passato Donkir. E ora la caccia di Fabione, la caccia di Fabione. Dani oggi fa lo spartiacque del campionato. Sì, prova un po' lungo. No, ok, c'è ancora. È andato soltanto un pelo lungo. Prende penalità Dani Best. Peccato. Vero peccato. E intanto Fabione che si ritrova in settima posizione, ha recuperato 11 posizioni in 8 giri. Per ora pilota del giorno Bugmaster. Assolutamente. Seguito da Alex Samma che ha preso 7 posizioni. Grande Alex Samma, sì. Tutto abbastanza cristallizzato. Sì, gli unici sono Ayrton su Mazzetta e Danibest su Fabione. Settore 2, bandiera gialla, però non vedo niente. Vediamo Ayrton qua come esce. E Ayrton può solo fare favori a Namek in questo momento. Mancano 3 giri. È l'unico apparentemente che può aiutare Namek in questa rincorsa, ma è bellissima perché sono lì punto. Adesso ti calcolo veloce come sono in questo momento. Sì, perché in questo momento
Attenzione, ho visto Namek su Tony. Mamma mia, non l'avevamo vista quella. No, no, non ho visto il tempo diminuire così in fretta. Ma penso che abbia fatto un errore, perché comunque... No, Benson... beh, era 5 decimi. Sì, probabilmente ha fatto un po' di lungo e basta poco a questi livelli, eh. Sono fortissimi davanti. Sì. Sì. Quindi Namek in questo momento terzo. Con 6 secondi. Sì, e a 7 decimi da Sberla. Quindi magari... Può pensarci Namek. Mi sa che ci sta più che pensando, eh. Però a 6 secondi di penalità. Sì, quelle potrebbero pesare tanto. E Ayrton oramai ha perso spazio. Namek intanto 52.5 con un sorpasso. Grande giro di Namek. Sì, è on fire, che adesso va larghissimo. È attento perché rischia. Lì gioco da subito l'avviso. Donkey Re Pjanic. Pjanic che ci riprova ancora in curva 1 all'esterno, però fallisce di nuovo. Pjanic trova un altro posto dove passare, perché ha preso anche 3 secondi di penalità. Sì. Namek a 4 decimi, 3 decimi da Sberla in discesa. Sta andando a prenderlo in scia. Attenzione. Sberla lì dall'esterno. Vado a fare uno staccatore a Namek, che non penso che può farcela. No, ci proverà adesso dopo la S, guarda, cerca di uscire meglio. Esatto, proprio così. Non benissimo. Bene sì, ma non benissimo, giusto. Però. Attenzione. Sberlone sa come tenere la pista, ma va lungo, lungo lo sberlone. E passa Namek. Adesso. Sberla! Non ci sta lo sberlone. Mamma mia, cosa ho provato. Adesso devo fare attenzione perché c'ha Tony alle calcagna. Sberla. Però Sberla pensa ancora a Namek davanti. Assolutamente, non si sta guardando indietro. Assolutamente. Namek ci ritira intanto. Ritirato. Non so cosa è successo. È andato lungo, però all'esterno della pista, quindi niente safety, solo settore giallo. Anche Sberla ha fatto un paio di lunghi in questo settore. Infatti... Ah, Fabione, 3 secondi di penalità per lui. Ma ormai la sfida è davanti, adesso è Namek che deve riuscire a limare il tempo per cercare di perdere il meno possibile per colpa delle penalità. Intanto Drive and Joe anche prende 3 secondi, attenzione. Però non gli cambia niente. Non dovrebbe cambiare nulla, no. Non dovrebbe, perché Namek ne ha 6. E finché... Attenzione perché Mazzetta in questo momento è sceso sotto i 6 secondi di distacco da Namek. Attenzione, sì. Quindi Namek deve assolutamente spingere per tenersi la posizione. Sì. Attenzione. Ha perso un po' di tempo. Intanto Tony Cicion con Sberla è riuscito ad uscire un po' meglio, vediamo forse un po' all'esterno rispetto a Sberla. Ma qua la staccatona, vediamo davanti, come arriva la staccata. Sberla. Sberlone staccata all'interno e sta davanti Sberlone, esperienza con Dani Ayrton. Best che sorpassa. Dani Best sorpassa Fabione. Intanto Fabione ancora sbinnata. Non so se c'è stato un contatto magari con Danibes, però sbinnata adesso nel parato anche lui a tagliare l'erba. Fabione ritirato? Strano, sì, il ritiro così. Deve essere successo qualcosa, perché da Fabione a un ritiro così... No, infatti, aspetta. Strano. Quindi, andiamo a vedere davanti. L'unico è Tony Cicion attaccato a Sberla. Con la penalità, però.
e Namek che in questo momento si è riportato fuori dalla zona di mazzetta. Tony Chichon, 6 secondi di penalità. Questo fa il gioco ancora di più, vabbè, di mazzetta che già non era necessario, ma attenzione perché... Eh sì, perché in questo momento mazzetta è virtualmente quarto. Con Namek che si ritrova quinto o sesto? Namek... Ah, mi chiedi troppo adesso. 3-6 più 3-6, 4-2. Si ritrova quinto o sesto addirittura. Quinto. Vabbè, vediamo come finisce e tiriamo le somme. È troppo tardi adesso per calcolare. Esatto. Scusa col pubblico, però. Assolutamente. Intanto Driven Joe va a vincere la sprint race di questo round 8 della Dromedary Cup, con tutta calma nell'ultimo settore, ma proprio tutta calma. E Fast Strike Abu Dhabi F2 Dromedary Cup, Driven Joe per la sprint race. E adesso vediamo, Sberla secondo, Namek terzo, Mazzetta quarto. Quindi Namek terzo e Mazzetta quarto. Ah, Daniele Serra ha preso altri 3 secondi di penalità adesso. Mazzetta quarto. Parecchi ritirati in questa gara 2. Abbiamo addirittura 7 ritirati, quindi soltanto 13 piloti alla bandiera a scacchi. In questo momento passa sotto anche Alex Samma in attesa di Skrantz e Mitrandir, i due mancanti. Skrantz sta effettuando adesso le ultime curve. Bella gara, non mi stancherò mai di dire che le F2 regalano sempre grandi emozioni. Sì, spettacolo. È uno spettacolo sia per la tipologia di auto sia per il format, come dicevo all'inizio. È Skrantz che si ferma a un metro. Ah, Skrantz che si mette a fare le ciambelle a un metro dall'arrivo. Super Skrantzone. Che però sbaglia e passa involontariamente il traguardo. E quindi pilota del giorno Alex Samma. Grande Alex Samma. E arriviamo alla classifica di questa gara 2, che vede arrivato davanti su tutti Driven Joe, grandissima vittoria per lui con uno Sberla secondo e Namek a chiudere il podio. Mazzetta va subito dietro, quindi per il campionato adesso sta finendo i calcoli e poi vedremo. Tony Chichon quinto, Ayrton, Dani Best, Guasto, Donkir, Daniele Serra, Alex Samma, Skrantz, Mitrandir, Fabione. E poi abbiamo Pjanic, Super Mascio, Ivimet, Robinson, Zach, Gianluca Foz, ritirati. Che gara però. Che gara, sì, assolutamente. È stato uno spettacolo, tutti gli 11 giri, mai un attimo di respiro. Assolutamente, come i primi 15, 14, non ricordo più. La prima gara, ma non importa. Erano 16. 16, perfetto. Quello che posso dirti è che Namek è al comando della Dromedary Cup con 180 punti. E Mazzetta è secondo con 179 punti. Quindi abbiamo uno spettacolo che ci aspetta settimana prossima. Ma uno spettacolo. Un punto in due, con Fabione terzo a 140 e Sberla a 137. Quindi ancora a portata, succedessero degli zero, delle cose
pesanti sono ancora lì, ma i primi due a un punto con due gare da farsi, che poi sarebbero quattro, ma due gare da farsi, due eventi da farsi è veramente tanta roba, e conferma comunque il livello è spettacolo. Saranno le prossime due, saranno due garoni bellissimi da vedersi. Ah sì sì, sicuramente si daranno filo da torcere fino alla fine, sicuramente, e con il campionato ancora completamente aperto, soprattutto i due davanti, Mazzetta e Namek, fino alla fine. E vorrei anche aggiungere, settimana prossima si corre a Zandvoort e quella dopo in Gran Bretagna per chiudere a Silverstone, per chiudere questa F2 della Dromedaris. E quindi dico, ah, che spettacolo, sarà bellissimo. Infatti non vedo l'ora. Assolutamente. Quindi ricordiamo di seguire comunque FMP su Instagram e ci vediamo settimana prossima. Assolutamente. Andiamo avanti perché qua finisce in un casino pazzesco. Signori, buona vergogna. A settimana prossima. Buonanotte a tutti.